Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo la conoscenza con un telefono di quelli veri, uno di quegli apparecchi che stanno quasi scomparendo. L'altro giorno stavo chiacchierando con un responsabile di uno dei più importanti produttori di telefoni e di smartphone, il quale mi ha detto che probabilmente entro la fine dell'anno cesseranno completamente la produzione dei telefoni cellulari normali per lasciare spazio esclusivamente agli smartphone. Una scelta che probabilmente è condivisibile nel mercato, oggi chiede sostanzialmente degli smartphone, ma è fuori di dubbio che alcune cose che i telefoni cellulari normali permettono di fare in maniera estremamente semplice ed essenziale, gli smartphone fanno un pochino fatica a farle. Quindi mi è venuta voglia di provare un telefono normale e la scelta è caduta su una di quelle configurazioni più classiche possibile. Sono andato a prendere un Motorola, quindi uno dei marchi maggiormente presenti nella storia della telefonia, e ho preso uno dei modelli più classici, cioè il loro telefono a conchiglia, il Motorola Glim, un telefono che mi impedisce di perdere minuti parlando di processori, memoria RAM, eccetera, eccetera, eccetera. È un telefono estremamente essenziale. Molto bello esteticamente, anche modaiolo, questa chiaramente è una colorazione molto femminile, ritengo, con qualche elemento di particolarità, tipo questo display esterno che ci può segnalare alternativamente l'ora o un messaggio che possiamo anche modificare, ma soprattutto caratterizzato da una grande semplicità d'uso. Tasti enormi, molto facilmente individuabili da chiunque, molto facili da premere e soprattutto molto intuitivi. Mentre lo provavo, ho riprovato quelle sensazioni di provare a comporre un numero di telefono senza neanche guardare la tastiera, scrivere un messaggio, anche se ho dovuto un pochino riabituarmi alla scrittura con una tastiera a 9 tasti, ma ci si accorge dopo pochissimo di quanto queste cose, che sono poi delle cose essenziali in un telefono cellulare, siano diventate difficili da gestire con le nuove tecnologie touchscreen. Questo telefono, come dicevo, si caratterizza per un'estetica che trovo estremamente carina, è un po' alla portata di tutti. Un telefono molto facile da gestire, un bel display, un TFT da 2,4 pollici, molto carino, telefono dotato di connettività Bluetooth, quindi possiamo senza problemi utilizzare o un auricolare senza fili o agganciarlo al nostro sistema di viva voce dell'automobile. Un telefono molto essenziale nella parte radio, è un dual band GPRS, quindi senza nessuna vocazione a trasmettere dati ad alta velocità o navigare internet ad alta velocità. Un telefono che, ripeto, fa della essenzialità di funzionamento e della sua bellezza estetica i suoi punti di forza. Il menu si sviluppa in una maniera abbastanza classica. Abbiamo queste 4 file di icone, con 3 icone per ogni fila. Basterà muoversi con questo pad centrale per andare a trovare qui addirittura un file manager, la nostra rubrica, una rubrica molto completa che ci permette di leggere fino a 800, a inserire fino a 800 contatti, quindi abbondantemente ci permetterà di soddisfare abbondantemente le necessità di chiunque. Abbiamo poi, non so, precaricati dei giochi. Quindi gli strumenti possiamo accedere alla SIM, abbiamo un calendario, la calcolatrice, le attività, un convertitore di valuta, un cronometro, quindi tutte quelle cose che possono essere utilizzate nella nostra quotidianità, ma senza quelle funzioni spinte tipiche
degli smartphone di oggi. Andando nelle impostazioni possiamo anche personalizzare la data e la ora, condizionare l'autospegnimento del telefono, modificare la lingua, l'inserimento del testo, regolare il display, tutto ciò che riguarda le varie animazioni. Molto interessante la possibilità di poter dare al tasto centrale una funzione per ogni lato, quindi sia in alto che in basso, destra e sinistra, potremmo inserire una funzione rapida che potremmo poi richiamare velocemente senza entrare sempre all'interno del menu. Come dicevo, non è un telefono per il quale sia necessario andare a cercare mille cose nel menu, ha tutto l'essenziale, ciò che serve per essere un prodotto estremamente concreto e senza dubbio ci riesce, con, tra le altre cose, la qualità tipica, veramente tipica dei prodotti Motorola per quanto riguarda la fonia, la capacità di ricezione, nei telefoni normali queste cose sono secondo me ancor più enfatizzate, queste caratteristiche storiche di alcuni produttori, e questo Motorola Glim non sfugge in nessun modo alla tradizione di Motorola da questo punto di vista. Una batteria che arriva senza nessun problema a fine giornata, quindi un prodotto, come dicevo, essenziale nel funzionamento, a tutto, e anche molto bello esteticamente. Dotato anche di una fotocamera da 2 megapixel, quindi una fotocamera senza infamia né lode, sprovvista di flash LED, quindi fa degli scatti abbastanza elementari, ma il cuore di questo telefono certamente non vuole essere la fotocamera. Cosa dire? Un telefono anche tutto sommato abbastanza solido, i materiali sono direi piuttosto curati, anche l'assemblaggio non è per niente male. Abbiamo nella parte destra controllo del volume, una presa micro USB, quindi anche nei telefoni normali ci si è adeguati al nuovo standard per quanto riguarda le connettività. Abbiamo anche un bel ingresso da 3,5 mm per quanto riguarda le cuffie e questo display che si illumina in molte situazioni, per esempio. Premendo ogni volta che premiamo il tasto lo vedremo illuminarsi, o quando il telefono dovrà comunicarci qualche altra cosa. È sostanzialmente un gigantesco LED di notifica che fa di tutto per farsi notare. Bene, direi che la panoramica su questo Motorola Glim si può fermare qui. Devo dire che ogni qualvolta ho a che fare con questi telefoni, che dobbiamo chiamare proprio telefoni in tutto e per tutto, ho sempre un pochino di malinconia e un qualche rimpianto per degli oggetti che stanno veramente oramai scomparendo, ma che forse sarebbe bene affiancare ai nostri amati smartphone. Ringrazio la Stoccaus di Corso Sempione che mi ha messo a disposizione questo esemplare per la prova, e un ringraziamento a tutti voi per averci seguito. Un saluto da Ivan.